Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Tragedia nel mondo televisivo. Si è spento il Maurizio Costanzo Show, il lungo talk show che ha dominato le frequenze del piccolo schermo per decenni. La sua epopea è iniziata il 14 settembre 1982, intrattenendo il pubblico fino al 9 dicembre 2009. Per poi risorgere dal letargo il 12 aprile 2015 e regalare momenti memorabili fino al fatidico 25 novembre 2022, sempre in seconda serata su Canale 5. Dietro l'originale concezione di questo show iconico si celava l'abile mente del rinomato giornalista Maurizio Costanzo. Purtroppo, il destino ha deciso di spegnere la sua luce lo scorso 24 febbraio nella capitale, gettando nell'oscurità un pilastro della televisione italiana. Come i fedeli telespettatori ricorderanno, la trasmissione ha avuto un'evoluzione che ha attraversato le frequenze, da un debutto in prima serata su Rete 4 per poi traslocare nella fascia notturna di Canale 5. Tuttavia, il lutto che avvolge il Maurizio Costanzo Show è stato amplificato dalla scomparsa di un altro volto storico che aveva incantato il pubblico per anni. Alessandro, noto come Sandro o anche Alessandro al quadrato, celebre pianista delle notti romane, è deceduto all'età di 62 anni. Un'eredità di passione musicale e intrattenimento ha trovato la sua triste fine a causa di una lunga e coraggiosa battaglia contro una neoplasia. Nonostante la strenua resistenza di Alessandro, l'implacabile male ha avuto la meglio, portandoselo via. Questo virtuoso pianista, che aveva affiancato Marta Flavi e la sua celebre agenzia matrimoniale nel programma televisivo dall'anno 1987 al 1996, ora si unisce al maestro Maurizio Costanzo nell'oltretomba, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore degli spettatori e nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di assistere alle sue esibizioni. La notte romana perde una sua preziosa melodia, ma l'eco della sua musica e della sua arte continuerà a risuonare nelle memorie di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.